Matteo Iuliani dalla provincia di Foggia, grande comico, però prima era un dipendente, aveva il posto fisso, ha seguito il consiglio di chi magari adesso ci amministra a livello nazionale, ha detto ma sai che il posto fisso lo lascia agli altri e mi metto a fare il comico. Intanto una grande platea quella di Zelig, però ha fatto anche tanta gavetta. Buonasera e benvenuto tra noi. Buonasera, buonasera a tutti voi, saluto anche a nome di questa povera mucca che ormai non ha più granché da dire. Allora, al di là dell'aspetto gastronomico e l'aspetto suo, insomma, dimostra che è una buona forchetta, dicevo è un grande comico, un comico che sa stare sul palco, riesce a trasformare un personaggio come Bruschetta, e non Bruschetta come direbbero i più, Bruschetta è un personaggio che insomma nasce dal suo lavoro, questo è vero o no? Allora, no, allora faccio un attimo di chiarezza, perdonami. Allora, Bruschetta è il mio nome d'arte, quindi è come se fossi, che ne so, Al Pacino. Ma sai che cazzo, stavo pensando proprio Al Pacino, no, ma veramente, perché forse perché è il mio attore preferito. Vabbè, comunque al di là di quello, il postino è figlio di Bruschetta, no? Quindi è il postino che nasce da Bruschetta ed è effettivamente, come tu hai giustamente detto poc'anzi, figlio di una mia esperienza, peraltro anche piuttosto lunga, come dipendente delle poste. Che altro vuoi sapere? Come nasce l'idea di lasciare il posto fisso per seguire l'avventura dello spettacolo? Ma non ho lasciato il posto fisso, in realtà il posto fisso è anni che non esiste più, no? Adesso usciamo un attimo dalla sfera della comicità, no? Se guardiamo l'Italia fino a qualche anno fa era uno dei posti fissi per antonomasia, sappiamo tutti che cosa è successo, che fine ha fatto, e quindi ormai il posto fisso non esiste più. Detto questo, perché ho lasciato il posto fisso? Vuoi una risposta comica o vuoi una risposta seria? Le vuoi tutte e due? Ma cavolo, sei incontentabile però. Allora no, te ne do una, vediamo se riesco a prendere due piccioni con una fava. Ho lasciato il posto fisso perché ho lasciato il lavoro in posto perché avevo voglia di cominciare a lavorare. Ma questa ci piace. Questa ti piace, ti soddisfa? Molto, molto. Il gruppo di lavoro, hai qualcuno alle spalle che ti segue, che ti aiuta o fai tutto da solo? Allora, da solo non fa niente nessuno, neanche Leo Messi avrebbe vinto tutto quello che ha vinto se non avesse avuto una grande squadra a supportarlo. Forse solo Maradona ha vinto un mondiale da solo, no? Io parlo di calcio perché io sono malato di calcio, quindi paragono sempre la vita al calcio. Però dai, qualcuno che mi supporta c'è, intanto c'è una struttura, un'agenzia che ovviamente si occupa di procurarmi il lavoro, quindi le serate, queste stupende situazioni come quella che tra poco andremo a vivere tutti quanti insieme, e poi ci sono comunque anche gli autori sono coloro i quali affiancano il comico nella scrittura dei testi, quindi io poi molto faccio da me, è vero, sono per fortuna anche una buona penna, tra virgolette, però scusate, e questo è il rischio delle interviste sotto digestione, non è che, però diciamo che comunque gli autori sono comunque una componente importante del nostro lavoro. L'Arcimboldi sicuramente è una platea straordinaria, dicevamo prima la platea di Zelig. Nelle serate come questa invece, quando capisci, quando scatta la scintilla di empatia col pubblico? Ma nelle serate come queste scatta secondo me prima che all'Arcimboldi, perché comunque l'Arcimboldi è vero, è una gran platea, però è anche vero che è una situazione tutto sommato istituzionale, no? Quindi comunque non lascia granché spazio all'improvvisazione, tra virgolette, per cui c'è una sorta di quarta parete tra l'artista e il pubblico. Il lavoro che poi si va a fare concretizzando quello che è l'indotto dell'Arcimboldi, quindi di Zelig, di qualsiasi altra trasmissione televisiva, quindi il live, è quello che poi dà la dimensione e va in qualche modo a suggellare il rapporto tra un artista e il suo pubblico nello specifico, perché poi all'Arcimboldi
la gente viene per vedere uno spettacolo di tanti comici, quelli che vengono qui stasera vengono per vedere Bruschetta, quindi è normale che è molto più semplice, no? Che scaturisca un'empatia tra me e il pubblico di stasera. Il cabaret era appannaggio di alcuni locali inizialmente, poi è sbarcato in TV con grande successo. La gente aveva bisogno di ridere oppure semplicemente il cabaret aveva bisogno di esplodere? Ma il cabaret non è esploso, adesso io premetto a Zelig che devo tantissimo, quasi tutto. Però il cabaret, ragazzi, è sempre esistito, cioè, allora negli anni 70 i vari Walter Chiari, Gino Bramieri, stiamo parlando di leggende del cabaret, no? Anzi, la TV, diciamo che la TV ha dato una dimensione diversa al cabaret, però il cabaret non è esploso negli ultimi 10 anni, 15 anni con il fenomeno Zelig. Il cabaret diciamo che negli ultimi 15 anni è esplosa la televisione, prima c'erano 4-5 emittenti televisive, morta lì, adesso ne sono 500, 490 fanno un programma comico, quindi è normale che tutto viene amplificato, però non si può dire che il cabaret sia esploso, è esploso tutto dopo con la televisione, sono esplosi anche i telegiornali, prima ce ne stavano 3, ma ce ne stanno 500, e tutto è stato amplificato con l'avvento della televisione, con l'evoluzione, la televisione, ora il digitale terrestre, la piattaforma satellitare. Però il cabaret c'è sempre stato. A beneficio di chi ci sta seguendo, oggi è venerdì 27 aprile ed è un giorno importante perché oggi Renato Rascel avrebbe compiuto 100 anni. Roma non l'abbia voluto ricordare, insomma è una pagina un po' triste su questo, però Torino invece, dove tra l'altro Renato Rascel è nato per caso, invece gli ha voluto dedicare una grossa pagina proprio di memoria, di rivalutazione. Ecco, io ti chiedo, voi del cabaret rischiate di passare nel dimenticatoio se non siete al passo con i tempi, se non siete dentro il giro? Allora, la domanda è, in qualche modo riguarda Rascel anche, no? Allora, intanto far passare Rascel per un cabarettista mi sembra un po' riduttivo, ma non da parte tua, assolutamente. Però Rascel era un artista a 360 gradi, quindi stiamo parlando di uno degli attori comunque, sono i più rappresentativi dello scorso secolo. Il fatto che Roma l'abbia in qualche modo dimenticato, tra virgolette, o comunque non lo abbia omaggiato, mentre Torino stasera, se non sbaglio, lo faceva. Io non voglio fare della politica, tant'è che nei miei pezzi ci saranno due battute di politica, tre. Però ecco, non so, mi viene da dire che forse l'arte sta più a cuore alla sinistra che alla destra, però per carità di Dio, se qualcuno poi vorrà replicarmi mi lascio il numero di telefono poi. Però insomma, mi sembra così, un po' diciamo un passo falso, no? Una mezza caduta di stile, quella da parte del sindaco alemanno di non ricordare un artista come Renato Rascel. Allora, il cabaret si basa ovviamente sulla comicità, sull'umorismo, sull'equivoco, c'è però dietro una palestra di attorato, chiamiamolo così, bisogna anche saper stare sul palco, il giusto movimento, l'ammiccamento e quant'altro, si deve studiare molto, si deve fare molta molta gavetta. Ecco, tu prima hai anticipato che non metti molta politica nei tuoi pezzi e nei tuoi spettacoli, qual è la chiave per far divertire il pubblico per Bruschetta? La spontaneità e la credibilità. Il postino perché funziona? Perché è credibile, perché nasce da un'esperienza della mia vita lunga 11 anni, quindi io quando sono sul palco, scusate, ma questo è il bello della diretta, capisci? Allora, io quando sono sul palco io non recito il postino, io sono il postino. Questo rende il personaggio credibile agli occhi della gente, perché poi molti sono abituati a sottovalutare il pubblico, ma la gente non è scema, quindi se io uscissi, facciamo che io esco e faccio il fotomodello, ci sarebbero 10 secondi di risate fragorose, però poi il gioco cade, perché Bruschetta non è un fotomodello, e quindi dopo l'impatto fortissimo si verrebbe comunque a creare secondo me una situazione di stallo, no? Nel senso che comunque dove vado a parare col fotomodello, capisci? Mentre il postino, così come molti altri personaggi di molti altri miei colleghi, si basa sulla credibilità, quindi la gente a un certo punto
è convinta di ascoltare veramente un rappresentante di Poste Italiane che racconta la giornata di lavoro. E questo secondo me è la vera chiave. Va un po' in antitesi con la tua domanda, perché tu hai fatto una premessa che per alcuni è anche giusta. Allora, ci sono due correnti: c'è chi pensa che il comico debba essere un ottimo attore e chi pensa che il comico debba essere tutto tranne che un attore. Io appartengo a questa seconda corrente di pensiero. Per me il comico deve essere credibile, perché l'attore, per quanto bravo sia, si capisce che sta recitando, mentre secondo me il grande comico non deve mai dare l'impressione di recitare. Ultima domanda e chiudiamo la nostra chiacchierata: oltre a Bruschetta è previsto qualche altro personaggio, oltre al postino, oltre a quello che fa? Il caso tuo, però Bruschetta morirà, quando morirà Bruschetta lo muoteranno sotto 3 metri di terra, che Bruschetta so io, basta. Il postino no, assolutamente, anzi sto già lavorando a altri personaggi per la prossima stagione televisiva. Per una pura e mera questione scaramantica eviterei di dirteli, a meno che non mi offri un'altra costata, insomma io sono facilmente corruttibile. No, scherzi a parte, io credo e spero di ripropormi al pubblico televisivo, che sia quello di Colorado Caffè, di Zelico, di qualsiasi altro palinsesto, trasmissione in palinsesto, con un altro personaggio. Il postino... ma andiamo un po' controcorrente, facciamo uno sgarro al governo Monti e il postino con 5 anni di contributi va in pensione. Quindi, caro Monti, il postino sta andando in pensione. Dall'anno prossimo ci sarà un nuovo personaggio, ci sarà un precario, sarà un personaggio precario, perché naturalmente di questi tempi le certezze non ci sono più. Sappi, caro Monti, che il postino però va in pensione. Matteo Iuliani, da Zelig, Bruschetta. Zelig, però l'ultima cosa, non facciamo torto. Allora, Zelig è colorato, perché sennò poi è colorato, colorati, è colorato. Però cazzo, l'abbiamo dato da mangiare per 2 anni, mo, e vai e citi solo Zelig. Allora, Bruschetta da Zelig è colorato. Le altre trasmissioni non le citiamo perché sono stati dei passaggi, però Colorado comunque ha avuto una sua importanza, no, in una certa fase della mia carriera. Per cui ringraziamo gli amici sia di Zelig che di Colorado.